Ho letto qualche giorno fa una frase riportata da un'intervista, da un lungo racconto che ha fatto Elena Ferrante, e parlando del femminile, e mi ha molto colpito questa frase: l'intelligenza e il talento negli uomini sono meriti, nelle donne sono difetti. Questo è qualcosa a cui noi naturalmente ci stiamo contrapponendo in questo periodo, non solo noi ora, da sempre, ecco, diciamo. Credo che però la prima cosa che va fatta in questo momento, in cui l'immagine che ci viene rimandata di noi stessi è molto forte ed è combatte contro quello che invece in realtà vorremmo dichiarare, vorremmo vivere di noi stesse e raccontare di noi stesse, è proprio di cominciare a cavalcare il futuro imbrigliandolo e cercando di governare quello che è davanti a noi stesse, l'immagine di noi stesse, il che vuol dire non avere noi per prime paura di essere intelligenti e di avere progettualità e di avere capacità di realizzare le opere che noi abbiamo, che noi creiamo. Ecco, questo è forse la prima cosa, forse la più importante. È chiaro che abbiamo bisogno di vivere in un contesto in cui a livello legislativo si cominci ad equiparare, ma non è solamente la legge che può governare quelli che sono i movimenti tra esseri umani. Il contesto in cui abbiamo vissuto è sempre stato quello governato in qualche modo da una frase che ben racconta Pirandello quando dice: questa non è una donna, è una madre. E questa divisione, questa separazione tra essere femmina e essere madre è una separazione che noi ci portiamo in tante altre caratteristiche del nostro essere, e non solo nella femminilità. Quindi femminilità non può essere coniugata con virilità, vir, forza. Sessualità non può essere coniugata con spiritualità, e quindi le due cose insieme in un unico corpo non stanno, citando appunto: questa non è una donna, è una madre. Tutto questo fa sì che noi, come dice Calvino, come scrive Calvino nel bellissimo, in un bellissimo pezzo, quando dice: noi sappiamo quello che c'è dopo e dove si trova, su nei campi pallidi della luna. È lì che sono segretamente conservate, dentro ampolle messe in fila, le nostre storie, quelle che non abbiamo vissuto. I pensieri che bussano una volta alla soglia della coscienza e svaniscono, le particelle del possibile scartate nel gioco delle combinazioni, le soluzioni a cui si potrebbe arrivare e non si arriva. Lì, in quei campi pallidi della luna, ci sono tutte le nostre vite che abbiamo paura di vivere. Abbiamo paura di vivere nel momento stesso in cui le proponiamo. Quante volte è successo di aver avuto un'idea, un progetto, qualche cosa anche di molto rilevante, e proporlo? Quante volte è successo che subito dopo averlo proposto, dentro di noi una vocina, quasi un eco, si sia fatta sentire dicendo: ma che sei matta, ma che stai dicendo, ma chi ti credi di essere, ma non è possibile? È quello che in psicanalisi si chiamano i predatori della psiche, e queste figure in noi sono molto forti, mentre gli uomini le zittiscono, queste vocette, questi predatori. Noi donne siamo succube di queste voci che ci tengono sempre un pochino al riparo di cose che non sono appartenute nei millenni alle donne. Noi dobbiamo recuperare millenni. Dobbiamo forgiare una nuova donna, e dobbiamo forgiarla per prima noi stesse, vedendoci diverse da quello che ci hanno fatto credere di essere, e forgiarlo come fanno gli artigiani, come mettendo in un calderone tutto quello che può combattere un'immagine che è,
che è quella che ci rimanda la televisione, che è quella che ci rimandano i computer, i display, fatta di pixel, di piccoli puntini che compongono un'immagine piatta. Storie anche, storie di noi stesse che sono estremamente semplificate, sono dei cliché e i cliché devono essere semplificati perché i cliché non devono avere complicazioni per essere poi riprodotti in milioni di copie, no? E quindi devono essere i più lisci, non devono avere angoli. Le donne invece sono piene di angoli che raccontano quello che sono piene di cicatrici, non voglio abusare la parola rughe, ma sono piene di segni, dentro e fuori. E queste cose vanno di nuovo riproposte come bellezza e come complessità dell'essere umano, riscoprendo la complessità e la ricchezza che c'è nel corpo femminile e nell'animo femminile, probabilmente impareremo di nuovo a vedere la complessità dietro quello che ci viene rimandato come bombardamento mediatico estremamente semplificato. E allora che cosa dico? In questo calderone ci va messo tutto quello che fa il femminile, ma il femminile vero, e il femminile vero è fatto di insorgenze improvvise, di mutamenti d'umore, di carne fatta di carne e non solo photoshoppata, plastificata, è fatta di capelli lucenti, colorati, di mille colori, è fatta di occhi intelligenti, intuitivi e forse di denti anche un po' appuntiti. Clarissa Pinkola Estés dice di tenere sempre presente la coda del lupo che ci abbiamo dietro. Ecco, forse dal cappotto, ultima versione, lungo, un po' alla militare, potrebbe uscire fuori una piccola codina per farci ricordare l'aspetto naturale. Voglio concludere dicendo semplicemente che tutto questo che cosa riporta mettendo nel calderone e ricostruendo un'immagine del femminile così? Riporta energia ed è l'energia quella che serve alle donne, serve per abbattere questo muro che ci tiene distanti dal mondo che si fa. E quindi per mettere le nostre opere nel mondo abbiamo bisogno di energia, non abbiamo bisogno noi per prime di svarecchinarci, toglierci i colori. E penso che questa sia la cosa più importante, ma per ricordarcela forse sarebbe bello inventarci una sorta di specchio fatto di gel trasparente che si possa arrotolare e tenere sempre in tasca, però deve essere uno specchio molto grande, in modo che nel momento stesso in cui cominci a dubitare un pochino di questa tua immagine, cominci a sentirti più piccola, sentirti più fragile, sentirti inadeguata, che è quello che il mondo del maschile fa, no? O che noi pensiamo che faccia, è tutto un pensiero ormai che si è un po' radicato, immediatamente tirar fuori lo specchio, srotolarlo, e deve essere uno specchio molto grande, perché l'immagine riflessa è quella che ci siamo detti prima, è colorata, ha i denti appuntiti, ha i capelli molto colorati, è pieni di energia ed è molto molto alta. E ecco, ce la mettiamo lì, ce la srotoliamo, ci guardiamo e tante volte durante il giorno ci ricordiamo di chi dobbiamo essere per mettere energia nel mondo.